Acceso? È mio. Sì. Ok. Siamo a teatro. Noi in platea. Lui sul palcoscenico. Ecco. Ora vi ce l'avevo nelle tasche. Vi leggerò una mia breve poesia. In effetti, questo omaggio, all'epoca della mia giovinezza, non avreste potuto rendermelo per l'insieme della mia opera. La questione degli onori, come sapete, è complessa. Senza dubbio l'onore onora, ma è un'altra la cosa essenziale. La cosa essenziale è il numero di persone cui fa piacere, a parte l'onorato. Gli allori, gli omaggi, le corone, bisogna accettarle tutti, dal più modesto al più prestigioso. Ci si deve lasciare decorare con un albero di Natale che sia tutto uno sbirluccichio e un titilio. Quando ho saputo che sarei stato premiato per l'insieme della mia opera, sapete che cosa ho fatto? No, non lo sapete. Lassù mi sono andata a girare tutte le premiazioni, perché non ci sono abituato io, non ci sono abituato. E mi sono ascoltato tutte quante le tipologie di ringraziamenti. Quanti decenni passati a creare nella solitudine, a creare nel silenzio, in quella che mi pareva fosse l'indifferenza generale. E adesso, di colpo, questa giornata. Per me, solo per me. Così, dopo essermi visto un po' di premiazioni, ho concluso che il ringraziamento è un genere a sé. E ho scoperto che il ringraziamento, in certi casi, viene fatto in cerchi gerarchici. Allora, nel primo cerchio si ringraziano i notabili, la giuria, senza i quali il riconoscimento non sarebbe stato assegnato. Al secondo cerchio si ringraziano il pubblico, nella fattispecie voi, che stasera siete qui a rallegrarvi per me. Ed è molto, molto gentile da parte vostra e davvero vi ringrazio. Poi il terzo cerchio, ringraziare lo staff, senza il quale l'opera non sarebbe fattibile. Per cui, eccomi qui, premiato per l'insieme della mia opera e quindi per l'essenza di me stesso, per la mia vita, per il mio essere. È vero, alcuni di voi non mi conoscono, ma per gli inviti che avete ricevuto forse li riconoscete. C'è la mia foto. Avete visto, no? La mia foto, sì. Ad ogni modo, non c'è nessuno staff da ringraziare. Ho fatto tutto da solo, senza mai delegare nulla. Io sono troppo maniacale, direbbero alcuni. Io direi piuttosto perfezionista. In una parola, a piombo, serio. La mia opera è la mia opera. Punto e basta. Tutta più vorrei ringraziare la parte di staff che non mi ha rotto le scatole mentre lavoravo. Con me si è fuso in un lavoro a due mani. A coloro tutta la mia gratitudine. Mi mancava qualcosa. E adesso ho capito cosa.
Oppure ringraziare quei giorni in cui un'idea ti fa saltare giù dal letto perché non è il gallo a svegliarti, né il camion della spazzatura, e non è neppure la prospettiva di un riconoscimento o l'ambizione di lasciare una traccia, ma è l'urgenza di quel piccolo tocco di scalpello a cui pensavi quando ti sei addormentato, quella pennellata di ocra rosso lassù in cima all'angolo destro della tela. Ecco cosa ti fa saltare giù dal letto, qualcosa che cambierà tutto, come il suono inebriante di quella nota e non di un'altra, una virgola, una semplice virgola in punta di penna, la sfumatura essenziale, il minuscolo dell'opera, una cosa da niente, la necessità di questi giorni. Gesù, quanta bellezza in quei momenti necessari. Vabbè, ma questo non era un discorso di ringraziamento, era una riflessione. Poi arriva il Giro Canta Pesaro, manifestazione canora nei cinema teatri di tutta la provincia pesarese, con tanto di camerini e uscite di sicurezza, contratti, letti e redatti, insomma, tutto il necessario, tutto qua, comprese le clausole, di cui una. Alla fine del lavoro il camerino dovrà trovarsi intatto e l'uso del minibar è a carico degli artisti. A carico. Non è a mie spese, è a carico. Ma allora un minibar è un bambino. Sì, perché i bambini sono a carico, no? Giusto? Difficile da credere, vero? Non pensate che i minibar siano dei bambini? Ok. Provate a chiudere gli occhi, ma fatelo sul serio, non lo sto recitando. Chiudete gli occhi. Ora voi siete nel camerino. E fra poco incontrerete i vostri ammiratori. Prima di uscire, gli date un'ultima occhiata allo specchio, vi aggiustate la giacca, ed è la vostra dodicesima città. Prima di uscire, vi chinate davanti al minibar, vi prendete qualcosa che vi dia un po' di carica, lo mandate giù tutto d'un fiato, poi posate il mignon vuoto sul minibar e lo richiudete. Spegnete la luce, aprite la porta, uscite lasciando che si richiuda da sola alle vostre spalle. Avete dimenticato la bottiglietta vuota sul minibar ed ora è solo. In quell'immobile silenzio fino al vostro ritorno. Anch'io, da bambino sono stato abbandonato, proprio come il minibar, con la bottiglietta vuota sulla testa, come i bambini di Guglielmo Tell o di Robin Hood, perché tutti loro hanno avuto una mela sulla testa e qualcuno che gliela svuotasse. Questo poi, far passare i minibar per bambini, senza pensare che questa è creazione, anche se a me questa creazione non è più concessa. Che cosa sarà mai per voi? Mezz'ora di pazienza di fronte a un'intera vita dedicata alla creazione. No, quelle gambette scoperte, con quei pantaloni che i nostri genitori ci mettevano pudici in collegio, alla gioventù italiana, così si chiamava, e il direttore che nella sua uniforme si vedeva immacolata, che contava con
contava non solo le nostre mancanze, ma anche i panini che ci mangiavamo. Sì. Per fortuna c'era la Wanda, che le razioni, beh, Wanda, come le facevi? Le faceva belle abbondanti, perché quando avevamo il morso della fame, lei lo sapeva, forse per tutto quel formaggio, da quel formaggio pesato, è partito tutto. La fame, si sa, sono compagni con l'arte. E dopo diversi anni, e anni diversi, già avevo un quaderno di poesie e canzoni. Una volta grande, a quei tempi, tutti si chiedevano una sola cosa. Tutti. Cosa cazzo facessi esattamente nella vita? Era una domanda che i più delicati evitavano di pormi. Gli altri, ovviamente, continui ancora a scrivere? Dimmi, ma poi sta musica tua, rende? Rende. Secondo voi rendeva? Una domanda. È così. A parte questo, continuavano quelli. Sì, dai, va bene, ma a parte questo, la musica, le poesie, le canzoni, i tour, i teatri, ma nella vita di serio cosa fai? Meraviglioso. Era meraviglioso. Non solo la sensazione di una certa indecenza, di una vistosa mancanza di pudore, di una violazione pubblica dell'intimità. Beh, a parte questa categoria di persone, cioè coloro che non hanno mai capito nulla, e qui ci alzo la gambetta, la mia gratitudine va agli amici e ai colleghi. Perché mi hanno sostenuto nella sfiga e si sono rallegrati con me per il mio successo, per quello che sono, né più e né meno. Sì, ma gli amici, questi qua, mica glielo spiegano a quelli che... Ma scrivi ancora? A quelli che non capivano. Allora io adesso mi siedo qui, in poltrona, in mezzo a voi, qui in platea, a fare il premiato. Ci mandiamo uno di quelli dal comprendonio corto, là, sul palcoscenico, a rendersi conto di essersi imbarcato in un'impresa impossibile, perché l'insieme di un'opera non è cosa che si fa dall'oggi al domani. Un tempo, dietro quel banco della scuola elementare, era solo un minibar abbandonato. Avevo così freddo dentro. E come erano indirizzite le nostre ditina, nonostante i mezzi guanti. So solo che ho passato tutta l'infanzia con quella mela posata sulla mia testa, nella paura di ogni istante, paura che la mela mi cadesse dalla testa e rotolando fino ai piedi degli stolti ricordasse la mia becera esistenza. Piano, 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 vi sento! Amorose parole rassicuranti, vi sento! Non c'è nessuna mela sulla tua testa, non c'è più una mela. Quella mela ha messo radici e adesso è un melo, uno splendido albero. Rami folti, carichi del peso della tua opera. I tuoi rami continuano a crescere, l'albero a produrre, ma sì, ascolta.
si sentono maturare nuovi frutti. E a pensarci bene, senza quel trauma originario non l'avresti mai creata la tua opera, forse. Senza la deriva del minibar infantile non sarebbe stato ideato nulla dell'opera che ci hai regalato. Ma non è questa la cosa importante. Sono venuto qui in cerca di qualcuno. È stato qualcuno ad attirarmi qui. Forse la promessa di un incontro che mi ha fatto salire su questo palcoscenico. Piano piano, i suoi piedi, le sue gambe, il suo busto scompaiono e rimane una voce. Qualcuno che vorrei ringraziare con tutto il cuore, ma non trovo le parole, tanto ci sono. Qualcuno di ben preciso, che conoscete benissimo. Lui, ombra cinese. Lui, nella polvere d'oro dei riflettori, riceve questi applausi senza fiatare. Senza fiatare. Dritto, come una I. Dritto. Con un braccio alzato. Finché non è del tutto buio. Grazie.